Gesù, ti voglio bene assai. È inutile che te lo ripeta. Ti voglio bene, amore. Amore. Tu solo, a te solo, lode. Cari amici, pace e bene a tutti voi che da questo luogo, dalla terra di Pietrelcina, raggiunga a tutti voi, ecco, la benedizione del Signore, il sorriso di Padre Pio, ecco, vi accompagni e vi illumini in questa giornata. Oggi la frase che Padre Pio ci propone è di una bellezza infinita, di una semplicità disarmante, ma è anche molto, molto, molto bella, molto commovente, no? La voglio rileggere. Padre Pio dice proprio così: Gesù, ti voglio bene assai, è inutile che te lo ripeta. Ti voglio bene, amore, amore, tu solo, a te solo lode. Che bello, sembra quasi un messaggio, un WhatsApp che Padre Pio mandi al Signore Gesù, no? Quante volte anche noi, magari chi è innamorato, proprio, oppure la mamma verso i propri figli, oppure un amico, quante volte ci mandiamo questi messaggi confidenziali, no? Ora usiamo a mandarci il cuoricino, no? Per dire ti voglio bene, per dire mi piace quello che hai scritto, quello che hai condiviso, no? Vedete, e Padre Pio usa questo stesso atteggiamento semplice, spontaneo con il Signore Gesù, e leggendo questa frase, leggendo questa spontaneità di Padre Pio, mi sono domandato che qualità ha la mia preghiera, e quindi lo domando anche a voi: che qualità ha la vostra preghiera? Da cosa è spinta, da cosa è mossa la vostra preghiera? È mossa realmente dall'amore? È mossa realmente da questo amore verso il Signore Gesù? Oppure la nostra preghiera è mossa unicamente dal bisogno? Prego perché il Signore mi deve dare qualcosa. Quante volte ascolto, no, anche i tanti pellegrini che vengono qui, magari provati da qualche difficoltà della vita, quante volte dice: proprio a me che vado in chiesa, io che faccio tanto, io che aiuto sempre gli altri, io, il Signore mi ha fatto questo. Vedete? Forse questo è un velo sottile che circonda sempre la nostra preghiera, che non è un velo positivo, no? Noi vogliamo il contraccambio dal Signore. Io prego, io faccio la carità, io dico il rosario, io vengo a messa, ma tu mi devi dare questo, mi devi far andare tutto bene. E questa non è preghiera cristiana, fratelli, questa è superstizione. Questo è un voler barattare con Dio, è un voler scendere a compromessi con Dio, e questo non è da cristiani, né tantomeno da figli spirituali di Padre Pio. Allora la nostra preghiera è mossa dall'amore? La nostra preghiera è un gesto spontaneo, un moto spontaneo del nostro cuore verso il Signore, oppure si riduce solamente ad una richiesta, si riduce solamente ad un barattare, ecco, una benedizione piuttosto che una richiesta di aiuto, eccetera. Facciamo in modo che la nostra preghiera sia una preghiera pura, una preghiera che sgorga realmente da un cuore innamorato, e che Padre Pio ci aiuti a raggiungere questo apice, questa vetta altissima della vita di preghiera. A tutti voi auguro realmente di sperimentare un po' dell'amore che Padre Pio ha provato per Gesù in questa giornata che il Signore ci offre. Pace e bene a tutti voi.